Beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Prima di presentare il professor Lancini, a cui lasceremo spazio per una parola che ci possa aiutare in questo nostro compito educativo, lascio la parola alla professoressa Angela Sacchi, che rappresenta un po' l'ufficio scolastico regionale. Allora ci tenevamo anche a lasciare un attimo il saluto da parte sua, in modo tale che si manifesta anche il valore di questo momento che viviamo insieme. Grazie, io porto i saluti della mia dirigente, la dottoressa Letizia Fatato, a capo dell'ufficio 12 dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia. Abbiamo accolto questo così, invito che ci è stato fatto e ringrazio davvero Donelio per questo momento importante, perché riteniamo che già dal titolo oggi possiamo solo portare a casa ottime riflessioni. E come dire, cercare di partire con sicuramente perché È conosco il suo, troppo no, buono. assolutamente so quello che dico e confermo, ribadisco quello che ho appena detto. E quindi non porto assolutamente via al relatore, ringrazio ancora per questo invito e scendo ad ascoltare con molta attenzione. Grazie ancora, grazie. Bene, grazie ancora. Desidero ringraziare da subito il professor Lancini, a cui diamo il tempo, tutto il tempo utile, quindi non gli tolgo tempo. Desidero innanzitutto dire una parola di introduzione. Presidente del Minotauro, molti di voi probabilmente hanno avuto modo già di ascoltarlo in altre occasioni. Abbiamo pensato a questo tempo che ogni anno, in occasione della settimana dell'educazione, in preparazione alla festa di Don Bosco, ci metta nella condizione di donarci, regalarci del tempo in cui non prendiamo direttamente pratiche relativamente al nostro compito didattico, che è assolutamente importante, ma provare a darci del tempo e riflettere insieme, lasciarci provocare sul compito educativo. Il compito educativo va sempre misurato in quello che è il contesto, quindi anche il titolo che abbiamo scelto parla degli adolescenti, parla degli adulti, parla del momento che stiamo vivendo, il momento presente, non un altro. Allora sono proprio contento di poterci dare questo tempo, lascio subito la parola al professor Lancini e lo ringrazio ancora per questo tempo che ci regala. Sì, buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie, ringrazio anch'io Donelio. Beh, innanzitutto lasciatemi dedicare 3 minuti del mio tempo a dire che io ogni volta che incontro docenti sono molto contento. Io ho iniziato il mio lavoro, il mio primo libro era dedicato, diciamo, alla scuola e ho imparato moltissimo nel corso della mia esperienza dagli interventi che ho fatto nei gruppi classe, che sono state attività che ho svolto nei primi 10 anni della mia vita, incontrando più di 1.000 gruppi classe e lavorando con gli insegnanti e dirigenti scolastici che mi hanno insegnato molto. Dico questo anche per dire che sono anche in difficoltà quando mi rivolgo ai docenti perché avendo incontrato più di 1.000 gruppi classe e lavorando da anni con la scuola è difficile dare, e per questo ringrazio Donelio che ha detto che il mio è un po' un contorno, un intervento, come dire, che dovete prendere come un documento stimolo, perché dare una mano davvero, dire qualcosa di sensato per lo svolgimento del ruolo docente, a mio avviso, è difficile, non tanto perché il ruolo è difficile, lo sappiamo, ma perché ogni scuola, in Italia credo ci siano più di 40.000 plessi scolastici, funziona con una sua cultura affettiva. Cosa voglio dire? Noi parliamo spesso di famiglia e scuola, ma è giusto che vi dica che nel mio convincimento è come dire niente famiglia e scuola, dipende di che famiglia e di che scuola parliamo. La scuola ha una cultura affettiva che dipende da dove è collocata, dagli avvenimenti più o meno mitici che l'hanno contrassegnata o drammatici, dall'utenza, da tanti aspetti che ne caratterizzano l'intervento. E quindi è molto difficile riuscire a dire qualcosa di sensato e dispendibile molto spesso. Dirò di più, avendo incontrato diversi gruppi classe, come vi dicevo, sono sempre rimasto strabiliato all'inizio della mia esperienza
di quanto in realtà ogni classe abbia una sua cultura affettiva. A me è capitato di intervenire in interventi a distanza di 2 ore uno dall'altro in scuole stesso anno, collocate nello stesso luogo, divise solo da un muro di cartongesso, e incontrare 2 climi culturali, formativi del tutto differenti. Questo ci tengo a dirlo perché a mio avviso non dovremmo mai dimenticare che quello che si crea all'interno del gruppo classe dipende dal gruppo, ma dipende dalla cultura, dall'ambiente, dal territorio, dipende dal gruppo di docenti, e io da diversi anni sostengo che troppe volte non si tiene conto che, per come è organizzata l'esperienza scolastica in Italia, è un incontro tra 2 gruppi. A me si pensa un po' anche inconsapevolmente che quello che si crea dipenda dal gruppo classe. Noi lavoriamo spesso per il gruppo classe non tenendo conto che il consiglio di classe è lo specchio sociale del gruppo classe. E come mi hanno insegnato gli insegnanti quando ero giovane, scusate il gioco di parola, i gruppi classe peggiori che avevano incontrato dicevano sempre anche il peggior consiglio di classe in cui ho lavorato. È un'esperienza importante perché è l'esperienza che si crea, tanto più col funzionamento dei ragazzi odierni, dentro un gruppo di lavoro ad alta densità affettiva. In Italia il gruppo classe, sapete che non tutte le scuole europee funzionano così, ci sono cambiamenti a seconda dei livelli, delle materie. Noi creiamo un gruppo ad altissima densità affettiva che crea, come dire, dei processi di apprendimento unici. Io insegno da 20 anni e passa nelle università, ogni anno mi sembra di arrivare con la preparazione che cerco di aggiornare, ma sento di dire e tirare fuori cose che dipendono dal gruppo classe che incontro. Cioè c'è qualcosa che ha a che fare con una dimensione unica che si verifica all'interno di quell'esperienza, dove i ragazzi trascorrono tanto tempo assieme e che non dovremmo mai dimenticare. E si sa che per molti anni invece il ruolo docente ha considerato che il gruppo doveva essere la classe, mentre poi il lavoro è un po' individuale. Lo dico perché in Italia io credo che il consiglio di classe sia il sottogruppo umano che si incontra ogni giorno nei ruoli in Italia più sottoutilizzato. Da diversi anni sostengo che se davvero si dovesse intervenire sulla scuola, la prima cosa da fare sarebbe aumentare enormemente il lavoro del consiglio di classe, che si incontra troppo poco ed è molto spesso un soggetto organizzato in modo burocratico. Perché? Perché abbiamo ovviamente un'idea di una scuola nata all'interno di una trasmissione di saperi, con funzionamenti dove le dinamiche di gruppo erano importanti ma non così, e con ragazzi che funzionano in maniera molto differente. Io lo dico sempre, la scuola è un'esperienza tra 2 gruppi, non esiste l'individuo, e anche i ragazzi che esprimono il loro disagio, dal ritirato sociale o a quello che fa lo stupido inebetito in classe, svolgono una funzione all'interno di un gruppo. Non dimentichiamo mai che avere un'identità all'interno di un gruppo, come quello del gruppo classe, è fondamentale. Io ho incontrato decine, centinaia di ragazzi che dentro un gruppo classe mettevano in scena delle parti di sé, fuori erano molto più intelligenti, ma non è che erano scissi. È che per sopravvivere all'interno di un gruppo classe tu metti in scena delle parti che dipendono dal tuo talento, ma che ti vengono anche attribuite dalla dinamica del gruppo. Io ci tengo enormemente a dirlo questo, perché ho incontrato insegnanti anche disperati negli anni che tiravano fuori dalla classe ragazzi che dicevano: sì, ha ragione, ho capito, lei mi vuole aiutare, non farò mai più così. Invece poi ritornavano in classe e gli insegnanti mi dicevano: ma sembra scemo, ritorna, ma me l'aveva detto, allora è bugiardo. È una questione di tenere in conto che nei primi 40-50 giorni, io ci tengo a dirlo, in cui si formano il gruppo classe, ci si studia in modo inconsapevole e i ruoli vengono distribuiti. Non esiste il secchione in se stesso, è uno che ha un talento ma svolge una funzione all'interno del gruppo classe, e un insegnante non dovrebbe mai dimenticarsi che non si rivolge mai a un singolo studente, si rivolge a uno studente che è dentro una mente di gruppo rispetto al quale svolge ruoli. Se andate indietro nella vostra memoria, forse ve lo ricorderete, quando avete frequentato le secondarie di secondo grado superiori, le figure mitiche, lo studente che non studiava mai ma gli insegnanti dicevano che gli davano sempre il bel voto, quello che è il rappresentante, il portaparola autorizzato quando entra l'esperto di turno, ma sono figure costruite all'interno della mente collettiva. Non pensiate mai che voi parliate a Rossi. Rossi è dentro una mente che richiede sacrificio collettivo pur di svolgere una propria funzione. Lo dico perché, non perché ho una formazione psicanalitica e quindi per me il setting è importante, ma troppe volte sento questa idea che noi stiamo lavorando col singolo studente. No,
Non siamo più nei tempi singolo studente che si conta. Lo studente vive 6-8 ore, poi nella società odierna ricordatevi che i compagni di classe sono le persone che in carne e ossa i ragazzi incontrano più spesso, perché non si incontrano neanche i genitori 6 ore al giorno, pensate a un istituto professionale adesso più o meno, 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. E lì dentro devi sopravvivere all'interno di questa mente. E si sacrificano delle parti pur di sopravvivere all'interno del gruppo. Non è mai un intervento di un adulto al singolo in una classe, è l'intervento a un soggetto che è membro di un gruppo classe. Questa questione ovviamente si è amplificata nel corso degli anni a seguito del fatto che i ragazzi portano a scuola sempre più se stessi, che non stanno più seduti in un ruolo di sottomissione al ruolo docente, e quindi questo tema che è sempre esistito nella scuola italiana negli ultimi anni è reso ancora più evidente. Faccio l'esempio del ritiro sociale. Le centinaia di migliaia di ragazzi che in questi anni si stanno ritirando da scuola e non vanno a scuola, lo fanno perché si vergognano dello sguardo di ritorno e della sensazione di inadeguatezza che hanno all'interno del gruppo classe. Tant'è che alcuni di loro prendono dei titoli facilitati fuori dalle scuole pubblico, ecclesiali, anche vergognandosi molto, e poi li incontri all'università e non erano scolarizzabili e sono i migliori studenti universitari. Si laureano con 110 e lode in ingegneria, non avendo frequentato praticamente la scuola, perché il loro problema, la fobia, era verso il gruppo. E voi sapete che l'università è un ambiente diverso, dove c'è la classe, ma cambia, ti puoi mettere in fondo al banco, non sei chiamato a delle dinamiche, puoi studiare per i fatti tuoi, non sei ingaggiato in una dinamica così potente. Vi potrei raccontare decine di interventi in cui gli insegnanti hanno provato ad aiutare ragazzi a uscire da questo ruolo, ed è molto difficile cambiare identità, piuttosto si sceglie un'identità negativa. Il bullo non esiste senza le vittime, senza un gruppo che assiste, il portaparola autorizzato. Scusate se dico questo, ma penso che sia importante, perché se non accettiamo quello che ho visto nel mio lavoro, cioè che con l'aggravarsi o col complicarsi della situazione, le situazioni si sono complicate perché gli studenti odierni non vengono più a scuola solo nel ruolo di studente, ma come soggetti che portano tutto se stessi, affettivi. Se non si lavora sulla dinamica del consiglio di classe, è molto difficile intervenire per svolgere una funzione, per come siamo organizzati noi, per come è organizzata la scuola italiana. E per questo bisognerebbe davvero ridurre sempre di più, piuttosto le ore di lezione, a mio avviso gli apprendimenti si recuperano, e lavorare moltissimo col consiglio di classe. Quando dico questo molti docenti mi guardano e mi dicono: ma lei è fuori di testa, io faccio la scuola mica per stare con i miei colleghi, che alcuni non li sopporto esattamente come i compagni di classe. Però credo che sia una realtà da avere in mente. Non esiste un soggetto individuale, quella sarebbe una formazione che svolge fuori da un'aula, non in un'aula composta da 25 persone che da mattina a sera, e la classe nascosta non la intercetta nessuno, manco il miglior psicologo del mondo, è fatta tutta di dinamiche che sfuggono dal nostro controllo. Questo è molto importante, perché lavorare sulla dinamica del consiglio di classe è un aspetto decisivo, a mio avviso, se si vuole incidere con i cambiamenti intervenuti da quando a scuola non c'è più un soggetto edipico ma un soggetto narcisista. E devo dirvi che, ahimè, negli interventi che facciamo di prevenzione secondaria, cioè quando un adolescente tenta il suicidio in una scuola o c'è una situazione di emergenza, il consiglio di classe è il gruppo che elabora una risposta culturale, affettiva, straordinaria. Forse si sa che nei momenti di difficoltà si tira fuori il meglio, ma quando dico che uno dei gruppi umani e professionali più sottoutilizzati in Italia è il consiglio di classe, lo dico proprio a ragione di tutto questo. Noi abbiamo ancora una scuola organizzata dove in realtà ci preoccupiamo di gestire la relazione con gli insegnanti, non la relazione con gli studenti, non la relazione tra il gruppo che ogni giorno dovrebbe elaborare un progetto culturale, che è complicato, che è fatto di idee diverse, ma che incontra i ragazzi. Ora, detto questo, che esula un po', ma è importante, perché avere in mente che quando parliamo di scuola parliamo di dinamiche che si sviluppano all'interno di una specificità di ruoli professionali umani straordinari, passo un po', passo invece a giustificare il titolo che abbiamo concordato appunto per oggi, facendo un discorso generale, e quindi su questo vi chiedo scusa, quindi un po' approssimativo, schematico, ma che serve, come è stato detto, come un documento stimolo. Quindi se poi ci fossero domande io sono disponibile, prendetelo per questo. Perché parliamo di fragilità adulta? Perché io personalmente non mi sarei mai immaginato che la società della grande caduta della comunità educante, dell'individualismo, arrivasse al punto
questa è un po' la mia sensazione, ripeto, in una generalizzazione che quindi risulterà un po' schematica e quindi banale, al punto che genitori, padri, madre, insegnanti, operatori, anche gente che fa il mio mestiere, perdesse di vista l'altro al punto da non riuscire a identificarsi con chi abbiamo davanti. Cosa intendo con fragilità adulta? Negli ultimi anni io ho sviluppato la sensazione, ovviamente a partire anche dall'incontro nella clinica con i genitori, da tanti incontri con gli insegnanti, degli operatori, che esista una fragilità adulta, e quando si è fragile è difficile sintonizzarsi su chi hai davanti, che non riesce davvero a identificarsi con le ragioni affettive, evolutive, attuali e future di ragazzi che crescono all'interno della società che noi stessi come adulti gli abbiamo apparecchiato e che organizziamo ogni giorno. Quindi il titolo, che è quello su cui in questo momento io sto lavorando, anche un testo e che mi occuperà sicuramente nei prossimi anni, è lavorare sulla fragilità adulta. Un adulto che fatica, ripeto, a identificarsi con chi ha davanti e che eroga la propria funzione educativa, affettiva, formativa, più in base alla sensazione di sentire di aver fatto qualcosa, di sentirsi autorevole, piuttosto che riuscire in quell'operazione, in quest'epoca, a mio avviso, straordinaria, di identificarsi con chi hai davanti. È inutile che sottolinei quanto negli ultimi anni l'individualismo, la competizione abbia caratterizzato la nostra società, quanto dell'altro ci si interessi sempre meno, ma davvero non avrei mai immaginato questo. Tenete conto che in questo momento, ad esempio, sono seduto a un tavolo che a seguito della pandemia, un tavolo voluto dall'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, che porta avanti una ricerca insieme all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero dell'Istruzione e da poco Istruzione e Merito, proprio per cercare di capire le ricadute in termini di benessere e salute mentale su bambini e adolescenti, e in questo tavolo siamo tutti d'accordo più o meno quando discutiamo. Non possiamo interessarci del disagio dei ragazzi senza interessare della fragilità dell'adulto, perché sarebbe come cercare di svuotare una barca con un cucchiaino non occupandosi di una falla di 3 metri che imbarca acqua in quel momento. La fragilità adulta consiste, come dicevo, nella difficoltà che sempre più spesso incontriamo nell'identificarci con le ragioni di chi abbiamo di fronte. Non farò un discorso generale, mi soffermo sugli adolescenti. Cosa vuol dire questo? Faccio un esempio. La famiglia odierna non ascolta i figli? No, ahimè, la famiglia odierna ascolta i figli molto di più di quanto fossi ascoltato io e di quanto fosse ascoltato mio padre, che mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa. Il tema è che non è in grado di ascoltare cosa hanno da dire i figli. Cioè non siamo in grado di ascoltare il funzionamento, la specificità, le fragilità, i dolori e gli inciampi di generazioni che crescono all'interno di un contesto sociale, di miti affettivi e culturali che adesso proverò a descrivere brevemente. In questo quadro, negli ultimi anni, la fragilità adulta ha trovato, ad esempio, nella pandemia e in internet, i grandi schermi dove proiettare appunto le proprie fragilità e la povertà educativa. Voi lo sentite dire, i ragazzi sono peggiorati a seguito della pandemia. Sì, sicuramente la pandemia ha esacerbato dei malesseri che già esistevano e ha avuto delle ricadute importanti su tutte le fasce della popolazione, anche quindi con i giovani. Ma chiunque lavori nei servizi pubblici e privati, come il mio, sa benissimo che era da diversi anni che i ragazzi esprimevano un dolore, un disagio. Il disturbo della condotta alimentare al femminile, il ritiro sociale maschile, i tagli, i tentativi di suicidio erano in forte aumento. La pandemia ha solo esacerbato, anzi vi dirò di più, in alcune situazioni ha consentito ai ragazzi di dire ad adulti troppo fragili, a mamma, papà, insegnanti ed educatori, che stavano male. Io ho assistito a questo. Perché? Perché quando incontri una fragilità adulta che non consente, non tollera i dolori, gli inciampi, i fallimenti, non tollera di sentire quelle che sono le tue difficoltà, è chiaro che è molto difficile rivolgersi ai tuoi adulti, ai tuoi genitori a dire che stavi male. E una pandemia è stata una straordinaria occasione. È la pandemia, non è colpa tua papà, non è la mamma, non è l'ambiente, non è la società ipercompetitiva che avete costruito. È stata la pandemia a farmi star male. Così per alcuni ragazzi è stato possibile esprimere un disagio che era già presente. Su questo concordano tutti quelli che lavorano nei servizi. Il corpo è il megafono di un dolore muto di adolescenti che non trovano espressione, che non trovano capacità, per molti motivi, tra cui la fragilità adulta, di esprimere come stanno, chi sono davvero, perché incontrano appunto sguardi più improntati o a banalizzare o a cercare di sentire di aver fatto il proprio dovere
piuttosto che mossi dalla capacità di identificarsi con chi hai davanti. Quindi la pandemia non deve rappresentare il grande schermo su cui proiettiamo dei disagi che erano già presenti, così come non deve essere internet. Ora, non voglio addentrarmi, ma su questa di internet a mio avviso ci sarebbe da ridere, invece io piango tutte le sere. È una società dove, secondo tutte le ricerche, fino a 11 anni la più grande spacciatrice di internet per motivi personali è la mamma. Noi cresciamo nella società della madre virtuale, lo dicono tutte le ricerche. Chi ha spacciato social, videogiochi e internet, dopo proverò a giustificarlo, è la mamma. Questo fino a 11 anni. Dai 18 anni in su in Italia, se non utilizzi internet, sei spacciato, non puoi iscriverti all'università, non hai un ruolo sociale e via dicendo. Dagli 11 ai 18 anni il problema degli adolescenti sarebbe internet. Anzi, prima della pandemia, ve lo ricorderete, prima dei decreti restrittivi del 7-8 marzo 2020, sembrava che internet fosse il male di tutto. Internet rendeva i ragazzi ciechi, sordi. Ho sentito neuroscienziati sostenere che il fatto che gli adolescenti passino intere nottate attratti come le falene dalla luce blu dello smartphone sia, come dire, il vero motivo per cui si suicidano poi il giorno dopo, perché si sa che chi non dorme il giorno dopo è stanco, è più depresso e si suicida. A me, abbiamo avuto per 8 anni e mezzo un centro che si è occupato esclusivamente di adolescenti reduci dal tentativo di suicidio e oggi, ahimè, incontreremo nel nostro centro decine di ragazzi. Tu non è che ti suicidi per internet o per la luce blu. In adolescenza il pensiero suicidale, che può diventare poi un progetto fino all'atto, lo fai perché non hai futuro. Soffri enormemente per la sensazione di non avere un posto in cui realizzerai te stesso. I compiti evolutivi dell'adolescenza ti spingono davanti a una vicenda in cui devi pensare di essere pensato, che ci sarà un posto dove realizzerai un vero sé, perché hai tanto tempo davanti, e quando hai tanto tempo davanti e non intravedi un futuro, pensi alla morte. Scrivi un patto con la morte volontaria, ma non in nome di internet. Comunque, vi dicevo, prima dei decreti restrittivi internet era il male assoluto. Dopo abbiamo detto che era arrivata una pandemia e quindi internet era necessario. Ci mancherebbe una delle più grandi esperienze, la DAD, un'esperienza straordinaria, ovviamente dovuta all'emergenzialità e che ha anche funzionato bene. Finita la pandemia, invece di accettare quello che già si sapeva e ci diceva l'ONU, cioè che la povertà educativa in primis è povertà digitale, che quindi avevamo capito che internet era talmente importante, al punto che li avevamo obbligati, unico target in Italia, a mettere la faccia davanti allo schermo, anche questo meriterebbe un approfondimento sulla fragilità adulta. Ho fatto anche 4 webinar al giorno per 2 anni e mezzo, non vi dico perché tavoli importanti e quanti crediti formativi ho dato. Ho aspettato che in uno di questi interventi informativi o webinar ci fosse qualcuno che dicesse: se non metti la faccia davanti allo schermo io non ti do i crediti, anzi ti boccio. Non è successo. Perché? Perché c'era un'emergenza sanitaria, ci mancava altro. Immaginatevi se un imprenditore, non dico di una grande azienda, anche di un'azienda con 7 dipendenti, durante l'epoca del primi lockdown avesse detto: scusate, c'è lo smart working, possiamo accendere una telecamera perché vorrei vedere se i miei dipendenti lavorano o giocano a un videogioco. Il signore non avrebbe fatto sera, non solo nella gogna mediatica personale, ma l'adolescente no. L'adolescente doveva metterci la faccia, perché lui ci frega, perché lui se la sta godendo. E quindi abbiamo obbligato, lo ripeto, obbligato delle generazioni che hanno nella vergogna, cioè nell'impossibilità di metterci il volto come i ritirati sociali, a mettere la faccia davanti allo schermo, se no li consideravamo assenti. Così abbiamo aumentato la dispersione scolastica. Vi ricordo che, se avete fatto 2 webinar, sono impegnativissimi. Io adesso sono fresco come una rosa, se fosse stati 20 minuti a parlare via webinar sarei, come dire, molto più affaticato. Il volto è la parte che esprime di più il sentimento della vergogna. Pensate ai bambini che mettono la faccia dietro la gonna della mamma o dei pantaloni quando si vergognano. E i ragazzi di oggi, in cui tutti gli uffici scolastici regionali sanno che il problema è metterci la faccia, cioè il ritiro sociale, perché se ne parla in tutti i tavoli, ci sono protocolli in Piemonte, in Regione Emilia Lombardia, ne ho parlato io, c'era un tavolo anche a Roma che è saltato. Durante una pandemia invece dovevano aprire la telecamera, altrimenti sarebbero stati considerati assenti, e in più far entrare i loro compagni di classe, cioè i nemici numero uno, all'interno della loro classe, casa.
cosa che io non avrei fatto con alcuni compagni di classe anche all'epoca, pur non essendo un ritirato. È una dimensione sempre legata a un'incapacità di identificarsi col funzionamento di ragazzi. Così è successo che alcuni non hanno raggiunto il numero di giornate di frequenza e sono stati bocciati, a meno che qualcuno non abbia firmato una certificazione. Anche qui è interessantissimo, mi verrebbe da ridere, ma un giorno ne parleremo, perché un marziano penso verrà e mi metterà a me in psichiatria e tutti gli psichiatri d'Italia, neuropsichiatri, perché abbiamo dovuto firmare una serie di certificazioni che dicevano: vi preghiamo di riammettere un ragazzo che ha raggiunto un numero d'assenze da scuola superiore a quelle consentite. Peccato che la scuola fosse chiusa per decreto. Ma la presenza in quel caso era fondamentale. E noi stiamo assistendo a un ritorno alla scuola, non entro sulle questioni cellulari, internet, ma più in generale, dove ancora una volta la fragilità adulta, con tutto quello che ci sarebbe da fare, si sta interessando di internet e del cellulare. Cioè, come se il problema fosse questo. La povertà educativa è in primis povertà digitale. In alcune regioni, non tutti vivono in Lombardia, alcuni ragazzi non sono stati raggiunti dalla scuola, la DAD, che è stata un'ottima esperienza. Guardate, vi dico subito come la penso. Ci sono state delle lezioni in DAD meravigliose e oggi in Italia ci sono state questa mattina un sacco di lezioni in presenza che hanno fatto schifo e faranno schifo anche domani. Non è la riapertura delle aule, è quanto noi siamo in grado di dare un segnale di come una situazione di crisi la trasformiamo in un'occasione di crescita. E abbiamo capito che internet è fondamentale, che in alcune regioni non erano ragazzi raggiungibili, che le famiglie più facoltose e benestanti possono permettersi internet ad alta velocità, per altri ragazzi no. Quindi, e lo si diceva e tutti se lo aspettavano, riapriremo le scuole, non le chiuderemo mai più e le connetteremo 24 ore al giorno in internet, dando la possibilità ai ragazzi di fare questo. No, la discussione oggi è se il cellulare è un distrattore o non è un distrattore. La scuola odierna, a mio avviso, dovrebbe interrogarsi sul fatto se siamo pronti finalmente a fare prove di valutazione open internet, visto che internet funzionerà sicuramente nel lavoro di questi ragazzi. Noi stiamo ancora discutendo se la maturità la faremo con la penna, la BIC, il calamaio e la penna stilografica, non se siamo pronti a prove open internet, in cui si può valutare enormemente i ragazzi, consentendo tra l'altro di utilizzare il momento della valutazione non come una restituzione di quello che l'insegnante o la scuola ha dato, ma come un momento di ulteriore approfondimento degli apprendimenti, esattamente come abbiamo fatto tutti noi a 7 anni, o a 10 o a 12, quando ti mandavano a vedere l'alzaia del naviglio di Leonardo, non è che tu le guardavi, scrivevi una relazione, andavi in una biblioteca, prendevi dei libri, copiavi e consegnavi una ricerca per cui ti davano 10. Oggi però se lo si fa su internet è chiaro che c'è qualcosa che non va, non misuri gli apprendimenti. È un tema che riguarda una dimensione di identificazione che i ragazzi non sentono con gli adulti e, come dicevo, invece di arrabbiarsi, invece di contestare, invece di lamentarsi su una plastificazione del pianeta, un disboscamento, una situazione come vediamo, una guerra dopo una pandemia, purtroppo, ahimè, continuano ad attaccare se stessi. Perché? Perché i ragazzi di oggi non confliggono? Ma chi devono confliggere? Non c'è nessuno da destituire. Cosa devono dire? Che stanno male ad adulti che invece di preoccuparsi e di chiedergli come va oggi, come va in internet, stai pensando di suicidarsi, sono convinti che il grande intervento educativo è spegnere il cellulare a scuola e a tavola la mezz'oretta mentre si cena, così abbiamo fatto la famiglia, pieno di famiglie che lo spengono mezz'oretta e poi recuperano tutta la vita dopo su internet. Guardate che qui è un tema di modelli di identificazione di chi abbiamo proposti e oggi queste generazioni sono cresciute all'interno di modelli educativi, miti affettivi, familiari, sociali, voluti da noi adulti, in primis dalla famiglia, che noi disdiciamo guardandoli strani quando arriva l'adolescenza. E qui c'è la grande emergenza educativa di cui parlo da anni. In Italia è in corso un processo di adultizzazione e precocizzazione dell'infanzia senza precedenti. E quando arriva l'adolescenza li infantilizziamo. La vera emergenza è questa. Precocizzazione dell'infanzia e infantilizzazione dell'adolescenza. Bambini che crescono immersi in un bagno di relazioni, che sono in connessione con la madre virtuale. Vi dicevo, ahimè mi occupo delle ricerche di internet,
Nonostante di Inter non mi interessi niente, ma era evidente che bisognava capire come cambiavano le questioni. E come vi dicevo, chi ha fatto ricerche serie sa che mentre il consumo delle droghe, ancora oggi, tranne in qualche famiglia fuori di testa o naif, in cui un genitore può dire al figlio facciamoci la prima canna insieme così capiamo di cosa si tratta, il consumo di droghe nasce all'interno del gruppo dei pari. Il consumo della tecnologia, visto che a qualcuno piace chiamarla dipendenza, e sappiate che nessuno sa oggi misurare che cos'è una dipendenza da internet in adolescenza, se volete ne parliamo, nasce all'interno della famiglia. La più grande spacciatrice di tecnologia è la madre, che come sapete non solo regala il telefonino sempre più precocemente, ma governa il processo di crescita di tutti quanti attraverso lo smartphone. Non è che la mamma si è impossessata del famoso telefono portatile dei general manager, ve lo ricordate, che pesava 2 kg e che invece piano piano è entrato nell'area family e aspetta degli 8, 9, 10 anni per consegnarlo al figlio. Già prima, infatti, lo dà anche al nonno. Voi sapete che se andate fuori da un asilo, scuola materna, troverete alle 4 e un quarto oggi il 50% della popolazione di mamme, l'altro 50% composto da zie, tate e nonni. Ad esempio il nonno, il padre della madre virtuale, che ritira il nipote e lo deve portare a fare 2 o 3 attività, perché al di là di quello che ha fatto la pandemia, molto importante è che i bambini non stiano mai da soli, perché la solitudine è bandita dal processo di crescita. Bambini socializzati, che hanno tanti amici a scuola, che devono fare 2 attività, il nonno ritira e lo porta a fare l'attività del momento. Voi direte, la mamma cosa c'entra? La mamma alle 4 e un quarto alza lo smartphone e dice, state attuando il piano accademico alimentare 2023-2024, vi ricordo che oggi è giovedì, no, mercoledì, e nessuno esce dal seminato. Racconto sempre di un nonno che ha cambiato programma, simpatico, non l'ho più visto, mi sono interessato, l'hanno licenziato in tronco sua figlia il giorno stesso, perché non aveva portato il nipote a fare quello che si voleva. C'è un controllo del corpo dei figli che è messo sotto sequestro a seguito della chiusura dei cortili e dei giardini. Vi ricordo che a 7 anni, tardivamente a 8 anni, molti di noi tornavano da soli da scuola e la società era più sicura? No, l'idea era che la società fosse più sicura, perché c'era una comunità educante, i figli degli altri contavano almeno quanto il tuo. Io ho fatto le scuole elementari non lontanissimo da qui, c'era appena stata la strage di Piazza Fontana e credo che le sparatorie con feriti e morti a Milano fossero circa 150 l'anno. Ma i bambini tornavano da soli, perché li si metteva al mondo, perché si sapeva che il corpo doveva allenarsi e quindi percorrevi 800-900 metri dai 7-8 anni in poi per raggiungere casa tua socializzando con un compagno, con uno di un'altra classe, con qualche adulto. Poi a 11 anni andavi in quelle che si chiamavano scuole medie, non solo percorrevi 800 metri, ma andavi in spazi antropologici chiusi da tempo dall'angoscia degli adulti. Ahimè, quando sento dire che i videogiochi renderebbero violenti i preadolescenti di oggi, mi domando se qualcuno ha frequentato i cortili degli anni 70-80 a Milano e dintorni. A parte che alle scuole primarie il sangue scorreva ogni pomeriggio copioso e la sala medica era piena, da questo punto di vista, ma soprattutto tu potevi andare in cortile a giocare. Perché? Perché c'era una necessità evolutiva di sperimentare il corpo legata alla pubertà. E quindi questo è quello che accadeva. Racconto cosa succedeva nelle città, per chi non se lo ricorda. Non posso dire cosa succedeva nelle campagne perché siamo registrati e direi cose terribili. Praticamente i gatti erano usati come il portaspilli di mia nonna, con delle cerbottane a cui infilavi degli spilli nel bussolotto. I primi carrelli dei supermarket che nascevano a Milano venivano manomessi e ci si buttava giù dalle scarpate, meglio quelle dove si picchiava contro i treni, che all'epoca andavano più piano, stile zone via Pallanza, qualcuno le conoscerà e via dicendo. Potevi mandare a casa, ahimè sono registrato, speriamo di che non vada prima serata al TG1, potevi mandare a casa, in un'epoca in cui le pari opportunità in un certo senso erano anche maggiori di quelle odierne in un certo senso, le tue compagne di palazzo, tumefatte, come ho fatto io, perché passavi interi pomeriggi a giocare a palla due fuoco, palla avvelenata o palla prigioniera. Tumefatte. Immaginatevi oggi un preadolescente che tira una pallonata a una propria compagna di classe. Praticamente eri in cortile e tua madre si affacciava e diceva: sali, hai una doppia frattura scomposta e ti devo portare al fatte bene fratelli, un occhio pesto
e dovresti anche fare qualche compito e un bagno o doccia. E tu urlavi, no mamma, sono dipendente dai giochi di cortile, la nuova malattia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fate una ricerca che dice che se passi pomeriggio a giocare a celai, palla due fuochi a pallone e non studi, vai male a scuola. La virtualizzazione delle esperienze non è avvenuta contro il volere degli adulti. Possiamo discutere tutta la vita degli interessi delle case, di che cosa fanno i social, della produzione, ma ricordatevi che il corpo è stato messo sotto sequestro da una visione del tutto differente. E a 13 anni esiste un'esigenza evolutiva straordinaria, che è quella di fare esperienza di te, del tuo corpo, delle tue relazioni, di allenarti fuori dal controllo degli adulti. Era il motivo per cui vostra madre, per chi ha la mia età, vi guardava e diceva: sono arrivati 12 anni, esci, speriamo che tu torni. E passavi 8 ore fuori senza neanche il cercapersone ha detto telefonino, che la mamma, che poi condannerà quando toccherà a te prenderlo in mano, ti ha messo in tasca per controllare e monitorare che tu facessi quello che vuole lei mentre lei trascorre i weekend a Bormio o a Varazze e ti chiama e dice: dove sei? Dalla nonna a dormire? No, qua lampeggia che sei all'Arco della Pace a bere e a fumarti qualcosa di sbagliato. Si usciva. Vabbè, le mamme ansiose davano il gettone telefonico, ma hai voglia, col malintenzionato alle spalle, a raggiungere la cabina, aprire, comporre il numero. In più c'era il duplex, perché le linee erano divise in due ed era anche occupato. E la diffusione di internet non è avvenuta contro il volere degli adulti. Riguarda il fatto che la sperimentazione del corpo è cambiata. L'idea che la comunità educante è venuta meno, la solitudine è un'altra. Internet ha cambiato la nostra vita, ma essendo un ambiente, internet ha risentito dell'ambiente in cui si è diffuso, dei miti affettivi e sociali che l'hanno governato. Oggi i bambini crescono spinti dai genitori a una serie di iniziative straordinarie, gli si chiede di precocizzarsi, autonomizzarsi senza precedenti. A breve, guardate, che il primo pigiama party lo faranno in uscita direttamente dalla nursery, andando avanti così, tanto il pigiamino ce l'hanno già su e quindi siamo pronti. Incontrano tanti di quei coetanei spinti dai genitori, se c'è una vicenda che angoscia i genitori odierni è il mancato invito di un figlio o una figlia a una festa di un compagno delle scuole elementari o materne. Subito scatta una festa di risocializzazione, meglio se in una cascina biodinamica a 100 km da Milano, a mangiare caciotta e primo sale, in modo che il bambino venga apprezzato dagli altri. Aprite un profilo di WhatsApp di un genitore e di un preadolescente e guardate quanti gruppi ci sono. Sono tutti i gruppi che la mamma ha frequentato del figlio, il gruppo del corso preparto, il gruppo del primo bagno al mare senza braccioli, il gruppo dell'estate, il gruppo invernale, il gruppo sportivo. Si cresce secondo questo mandato. Stai sempre in contatto con qualcuno, devi avere tantissimi amici, oggi è inutile dirvi, a 10 anni hanno frequentato tanti di quei coetanei che io non li avevo frequentati all'ultimo anno dell'università, oltre ad andare in giro vestiti come non andavamo in giro vestiti noi all'ultimo anno dell'università. Devono stare sempre in connessione con la mamma virtuale, che ha creato una nuova famiglia dove si cresce lontani col corpo, delegando funzioni accuditive primitive, primarie. Insomma, gli asili nido sono un'agenzia parafamiliare, non certo parascolastica, sarete d'accordo. Crescono in una società, peraltro, dove vengono ripresi da mattina a sera. Siete mai stati a una recita di un asilo di fine anno? Vi consiglio di andare, io vado sempre e riprendo il pubblico. La faccio breve, il 75% della popolazione se ne frega del lavoro fatto dalle educatrici, che ci hanno impiegato un mese e mezzo a mettere d'accordo bambini di 4 anni a fare una recita presentabile, e se ne fregano dei figli degli altri, ma riprendono il proprio, salgono su seggioline grosse così. Ho visto una nonna di 80 anni, con un iPad più grosso del televisore che ho io in cucina, riprendere il nipote. Peraltro vi ricordo che in queste recite i protagonisti sono due, gli altri non fa niente, questo faceva l'albero per 80 minuti, ma siamo solo all'inizio. Vuoi non riprenderli quando vanno a fare il bagno al mare senza braccioli? Una notizia straordinaria. Oppure l'ultimo giorno di scuola, scene drammatiche, escono da scuola, anzi li accompagniamo in due, ogni giorno salutandoli, manco partissero per il Titanic, meglio se c'è una finestrella dopo averli accompagnati in due. Scusa, mentre stai parlando, ciao, ma dove vanno sti ragazzi? Stanno andando a scuola, per di più alle 4:15, mi devo prendere 2 ore di lavoro, perché se non vai a riprenderli è un guaio, non te lo consegnano il figlio, dentro la paranoicizzazione del mondo, avete presente?
Guardate, ditemi, è colpa di internet? No, è colpa dei nostri modelli. Oggi funziona così. La povera maestra si deve chinare alle 4:20 o alle 4:30. Bambini di 9-10 anni che sono più avanti di me, che andavo da solo a 7 anni, e che dicono tutti i giorni alla mamma che hanno paura di andare a scuola da soli, se no la mamma non riesce ad andare a lavorare tranquilla, e neanche il papà. E si fanno accompagnare in due anche durante la pandemia, nonostante i dirigenti scolastici dicono potete venire uno. No, no, non possiamo, se non li accompagniamo in due non siamo tranquilli. E li vanno a prendere. Cosa succede? Succede che li dobbiamo ritirare dentro il conflitto tra scuola e famiglia ed andare in questa posizione, chinati, facendoci vedere, perché la povera insegnante, peraltro, deve il lunedì consegnare il bambino al papà, il martedì alla mamma, il mercoledì al nonno, il giovedì alla tata e il venerdì a volte alla madre di un compagno di un'altra classe con cui il figlio va a fare il corso di clavicembalo, oboe o viola, o forse a rugby. Quindi si china, ma chi è quello lì? Ma non l'ho mai visto, te lo do. Praticamente così. I bambini di oggi crescono in questo contesto. Devi stare con tanti amici, non stare mai da solo, sii sempre connesso e sempre davanti alle telecamere. In una società pornografizzata, dove ormai il confine, e quando parlo di società pornografizzata non parlo del fatto solo legato a quello che riguarda, come sappiamo, il possibile accesso a siti per adulti, ovviamente con tutte le problematiche dell'educazione affettiva e sessuale che pongono, ma il fatto che è caduto il confine tra ciò che è un'esperienza intima, privata, e un'esperienza pubblica. E questo internet ha contribuito non poco. Oggi non c'è più distinzione tra vita intima e vita pubblica, anzi, ormai accettiamo la più grande definizione da cui non si torna indietro, del più grande filosofo della scienza, uno dei più grandi, Luciano Florida. Oggi cresciamo on life. È un intrecciarsi, non c'è più differenza tra esperienze reali e virtuali. L'abbiamo creato noi, non è stata una rivoluzione dal basso. Oggi nessuno si accontenta del piatto di pasta insieme ai commensali, lo deve riprendere e mandare in giro. Oggi l'espressione del sé domina tutto. Guardate, c'è un tema che ancora a me lascia basito e a molti colleghi, quello dei funerali. Funerali hanno sempre rappresentato un momento dove ci si trovava in una collettività e si stava in silenzio, a meditare su quello che era accaduto. Oggi l'uscita del feretro è accompagnata da un applauso che consenta di rimuovere il dolore, di cui i bambini infatti non parlano, e che consenta di essere tu il protagonista. È morta per suicidio una bambina, esce la bara, invece di pensare alla società che abbiamo costruito, diremo che è stata colpa di una challenge perché lei voleva vivere, e mi dispiace, se si trova un soggetto con una corda al collo, ci penserà la Procura della Repubblica a vedere se c'è istigazione al suicidio, ma bisogna chiamarlo suicidio. E invece di pensare alla società che abbiamo creato, esce il ferito e tutti applaudono, lanciano palloncini bianchi, che bello, voleva vivere. Una rimozione del dolore senza precedenti. Una negazione della possibilità di stare su quello che accade, diventando protagonisti. Questo lo vedono tutti i ragazzi, guardate che è dappertutto, è senza qualsiasi politico oggi per costruirsi una carriera deve raccontare tutto quello che fa, ma non solo a livello politico, anche se va alla sagra della salamella o del prosciutto cotto, fa parte del processo. Crescono guardando questo, crescono immersi in un bagno di comunicazioni, non dimentichiamoci che la scuola e la famiglia oggi hanno molti competitors. Il marketing, che oggi parte dai 2 anni, altro che ai tempi di mia nonna con la figurina Miralanza, e i cartoni animati, altro che mezz'oretta contingentata come ai miei tempi, Dolce Remy, Heidi, Pippi Calzelunghe, in linea col modello depressivo della famiglia normativa. Ore e ore, quando sento dire che i videogiochi fanno male agli adolescenti, ma qualcuno fa delle ricerche su che risultati si hanno se dai 3 ai 5 anni passi tutti i pomeriggi a guardare un cartone animato dove una maialina antropomorfa umilia il padre e il fratello come fossero due deficienti, o trascorri intere giornate una bambina pestifera con un orso in un rapporto del tutto equivoco senza che nessuno intervenga a dire che cosa sta succedendo e tutti ridono, che bello! Poi tanto sarà colpa dei social o dei videogiochi. Quando? Quando arriva l'adolescenza. Ecco il voltafaccia. Sei cresciuto così, arriva l'adolescenza e si aspetterebbero che si andasse avanti così. Noi no. Li guardiamo e gli diciamo, era uno scherzo, è finita. Da oggi questa si chiama dipendenza da internet. Poi in università te lo ridò, se no non ti puoi iscrivere, però ci dà fastidio, ti distrae. Ma dove l'hai letto? Lo so io, l'hanno detto tutti gli specialisti, tanto tutti lo dicono. Quindi è finita. Che cosa? Adesso devi andare a scuola.
la scuola secondaria di secondo grado. Che bello, finalmente realizzerò me stesso, sarà il momento in cui potrò portare avanti questo piano dove sono stato espressivo, avevo tanti amici, potrò dire la mia, trovare la vera identità, stare con gli altri, l'età di stare con gli altri non è a 6 mesi, perché va bene che abbiamo cambiato la società, ma fra un po' sentirò dire che i bambini si sono trovati a 6 mesi e hanno detto «Oh, ti annoi anche tu con tua madre, apriamo un asilo nido». No, non è andata così, un cambiamento. Non gli diciamo no. È arrivata la scuola, quindi... Quindi ascoltami, figlio mio, da oggi questo telefonino è sequestrato perché ce l'hai in mano tu. Chiuditi tu il dolore degli apprendimenti che non ti ho mai fatto sperimentare da solo, 2-3 ore al giorno, e domani possibilmente vai a ripetere quello che vogliono sentirsi dire gli insegnanti, se no si chiama mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento, l'Invalsi si offende e in più ti bocciano. Mamma, ma stai scherzando, ti sarai confusa. Ti ho detto che questa è l'autorevolezza e l'educazione adulta. Va bene, d'accordo. Questo sistema non funzionava prima della pandemia, non sta funzionando adesso. Ha fatto perdere credibilità e autorevolezza agli adulti davanti a una dimensione dove quello che riguarda gli adolescenti è profondamente cambiato, perché è cambiato il modo attraverso il quale gli abbiamo chiesto di crescere. L'adolescente odierno, come sapete, da diversi anni non è più l'adolescente edipico. Bisogna cambiare la visione dell'adolescente. L'adolescente che ritrova questo modello di controllo, come se fosse trasgressivo, la nota, la punizione, la bocciatura, il voto, non funzionano. Non funzionano perché nel frattempo, internamente, è diventato un altro soggetto. Abbiamo cambiato tutta l'infanzia, ma non siamo in grado di guardare quali che sono le conseguenze quando arriva l'adolescenza. Io ve le provo a sintetizzare per cercare di andare un po' oltre i luoghi comuni. Ad esempio, l'adolescente odierno, come sapete, non è più conflittuale, anzi non è più trasgressivo. Io sento ancora l'adolescenza, l'età della trasgressione, dove? Ai tempi della società sessuofobica, prima della grande crisi dell'autorità paterna di cui si parla da anni, ai tempi in cui le gemelle Kessler non potevano andare in prima serata a Canzonissima perché era scandaloso il look. Oggi la trasgressione non esiste più. Il consumo di cannabinoidi, hashish e marijuana è lo stesso di 20-30 anni fa, ma fare un intervento di prevenzione oggi è del tutto diverso. Allora aveva una valenza oppositiva trasgressiva, oggi è un anestetico, è un antidolorifico. Rimane fuori legge, ma ha perso qualsiasi valenza oppositiva. Non esiste più la trasgressione oggi, l'adolescente non cresce più per opposizione e trasgressione, cresce per delusione. Perché questi modelli educativi che abbiamo costruiti in una società performante, individualista, competitiva, ti portano a costruire un interlocutore che non è più il superiore, la norma che devi destituire, ma un ideale elevatissimo, una voce interna che dice devi aver successo, o popolare o morto. E allora sì che cercheranno dei rischi attraverso la rete, ma non è la rete, non è il selfie estremo, è come il selfie estremo rappresenterebbe un tentativo disperato in una società dove attraverso internet puoi conquistare il futuro, di avere successo nel momento in cui non trovi altre forme. Oggi il tema dell'adolescente è crescere per delusione, la trasgressione è scomparsa. Non possiamo continuare a proporre modelli familiari, scolastici, in nome dei limiti, dei no che aiutano a crescere, dei paletti, dopo aver costruito un'infanzia tutto diversa. Capisco che è bello, capisco che ci fa sentire adulti autorevoli, ma dobbiamo vedere i risultati. A scuola da 25 anni non c'è più un soggetto edipico, c'è un soggetto narcisista. Puoi sospenderlo 15 giorni da scuola, ma se non lo aiuti a elaborare il tema, aumenti la dispersione e non tornerà morigerato. Puoi dargli tutti i 3,782, ma non lo vedrà come un fallimento che lo aiuterà a costruire, lo vedrà come un fallimento che lo porterà a sentirsi mortificato e ad abbandonare la scuola e ad aumentare la dispersione scolastica. Credo che siamo diventato il terzo paese in Europa, a furia di disperdere i ragazzi, dicendo che è colpa di internet e della rete e non di come stiamo gestendo anche il post-pandemia da questo punto di vista. Ahimè, in questo momento ci sono dei ragazzi che stanno a casa e guardate che è drammatico, e sono qui per questo perché penso che la scuola è il luogo migliore dove crescere in assoluto, che pensano che sia più utile stare a casa in internet che andare a scuola. Ve lo ripeto, in internet che a scuola, perché incontrano spesso, poi bisogna vedere dove siamo, degli adulti che gli propongono un modello come se loro fossero l'adolescente che sono stati loro. I no, i paletti, le regole, ma se sono un soggetto narcisista, se il mio problema è l'ideale. Sapete che siamo dentro una recessione della sessualità senza precedenti. Agli adolescenti odierni non solo non sono più trasgressivi, del sesso non gli interessa più niente. Oggi conta vivere nella mente dell'altro,
non compenetrare il corpo. E questo è dovuto a dei cambiamenti, è dovuto a un tema di cui si parla poco, tutti parlano di internet, ma si parla poco del fatto che la procreazione assistita o medicalmente assistita ha creato una situazione per cui queste sono le generazioni, al di là di quello che ognuno di noi possa pensare, che crescono con questa idea. Guardate se non è una novità questa, altro che internet. Si può avere un figlio senza quella terribile esperienza di dover unire i corpi e i liquidi con qualcun altro. È una novità assoluta e lavora profondamente nella mente dei ragazzi. Oggi abbiamo una recessione della sessualità, vedrete. Io ho iniziato a fare questo mestiere, mi hanno detto: vuoi fare lo psicanalista? Termino alle 3:30, sono un po' lungo. Vuoi fare lo psicanalista dell'adolescenza? I grandi maestri mi dicevano: studia due materie che non passeranno mai di moda, soprattutto coi maschi, sesso e motorino. Ecco, sono 15 anni che non ho un paziente che mi parla di questi due argomenti. Ho iniziato solo guardando marmitte, polline elaborate, oggi non si vendono più motorini, ma dove devono andare? Tanto, figurate, la prima conferenza che ho fatto nel mio lavoro era una conferenza in un istituto tecnico industriale, 96% della popolazione di ragazzi maschi, sala gremita. Compro il motorino o non compro il motorino? Oggi organizzassi una conferenza sull'uso del motorino non verrebbero neanche gli organizzatori, eh? Non interessa a nessuno. Abbiamo tutto il tema della fluidità, come sapete, una fluidità che significa una mancata rinuncia alla bisessualità infantile o una nuova normalità all'interno di un sistema, di una società talmente liquida, globale e fluida che conviene restare incerti, cambiando radicalmente la nostra idea di che cos'è costruirsi un'identità, che è sempre stata quella di consolidare e raggiungere un obiettivo. Guardate che gli adolescenti odierni sono molto diversi da quelli che siamo stati noi, questo l'avete visto, ma stiamo andando oltre perché questa per di più, ma qui non ho tempo, è una società post-narcisistica. Però, e concludo, abbiamo un grande vantaggio. Cresciuti all'interno della famiglia affettiva, della madre appunto virtuale, che ha proposto modelli di identificazione e controidentificazione, capaci come sono di prendersi carico delle fragilità degli adulti sin da piccoli, non dicendo neanche ai genitori che vogliono morire, sennò ci rimarrebbero male, e dicendo: va bene mamma, sequestrami il cellulare, anzi fra un po' avremo ragazzi che torneranno da scuola dicendo: ho preso 4, tieni la PlayStation mamma, basta che stai calma. Nessun ragazzo oggi non parla a un adulto perché lo teme, non parla perché vede una fragilità, perché pensa che quello che dirà non verrà accolto o banalizzato o aumenterà il problema che hai. Però sono grandi esperti di relazione. Vuol dire che quando incontrano un adulto, e credo che questo sia il grande vantaggio di avere soggetti non trasgressivi e non oppositivi, non è tanto la valutazione, il numero, il voto che li rinforzerebbero, ma la sensazione di incontrare qualcheduno che sia interessato ad avvicinargli le risorse per costruirsi un presente e un futuro accettabile. Qualcheduno che sia davvero identificato con la società all'interno della quale gli abbiamo chiesto di crescere, con i modelli di identificazione che ogni giorno, dalla televisione a internet, tutti gli adulti propongono. Io, davanti a un'audizione del viceministro del governo precedente della giustizia, che mi ha chiesto cosa fare di internet, e andrò avanti a dirlo, non è una battuta, perché diceva che bisogna capire quando i ragazzi sono maturi per utilizzare questi strumenti, ho fatto questa proposta. Vedo trentenni, quarantenni, cinquantenni, sessantenni che ne fanno un uso immaturo, anzi un uso smodato pur di aver successo. Quindi vieterei innanzitutto con un decreto immediato governativo l'uso di WhatsApp, soprattutto chiusura di tutti i gruppi di WhatsApp dei genitori della scuola e di tutti i gruppi sportivi. Ah, che bella idea, ma nessuno lo fa, perché fa comodo alla scuola e fa comodo ai genitori averli, ma ai ragazzi fa male. E renderei obbligatorio l'uso del cellulare tra gli 11 e i 30 anni, cosa che peraltro accade dai 19 in su. Perché se vogliamo davvero educare alla saggezza digitale, non è continuamente togliendo, pensando che è il distrattore, ma integrando, accettando il fatto che abbiamo costruito una società online, accettando il fatto che tutte le ricerche lo dicono e non sono gli psicologi sedotti dai ragazzi, che se c'è un lavoro certo per i vostri studenti è produrre un videogioco e saper usare internet. Se io trattassi gli studenti universitari che incontro al primo anno dell'università come vengono trattati fino a 6 mesi prima in alcune scuole italiane, sarei cacciato io dal rettore dell'università. Siete mai entrati in un'aula universitaria? Ai vostri tempi non potevate bere, eh? Ve lo ricordate davanti al professore? Oggi entri e bevono. Vabbè, innanzitutto tutti hanno una borraccia biotermodinamica fatta in materiale che si autodistruggerà entro le prossime 36 ore per il bene del pianeta.
Tutti hanno aperto il computer, mangiano, non la merendina come da pubblicità, melanzana alla parmigiana e la frittatina rifatta, studenti fuori sede. Tutto è aperto, nelle università che vanno più avanti vengono mandate le slide il giorno prima, sono obbligati gli insegnanti, in modo che i ragazzi le possano seguire. Hanno tutti il computer acceso. Secondo voi io vado a dirgli spegni il computer? Ma se sono lì a guardare le mie slide, se non le ho cambiate dell'anno prima, si stanno preparando. Fa parte di un nuovo modo di intendere. E guardate che non è stato internet a catturarli, è stata la sottocultura massmediatica che proponiamo noi con la televisione. Risse ogni sera, individualismo, competizione, è stata la scuola che dice di contrastarlo e che dà la faccia con lo smile o contro lo smile il primo giorno di scuola, o il bollino rosso e il bollino verde. Abbiamo ragazzi che non vedono l'ora di incontrare degli adulti che gli dicano: guarda, abbiamo costruito questa società, vieni. Ti stiamo avvicinando le risorse. Sicuramente stiamo facendo in modo che tu possa avere un futuro. Ti vogliamo consegnare l'umanità e il pianeta. Tanto sarà molto difficile che tu li tratti peggio di come abbiamo fatto noi. È questo che cercano i ragazzi. Non vogliono vivere solo nella mente dei coetanei e di internet, ma di adulti significativi. E voi che fate questo mestiere lo sapete. Oggi i ragazzi parlano all'insegnante dicendogli delle cose autenticissime. Una volta non l'avresti mai fatto, una volta ti sottomettevi all'insegnante come ho fatto io con quella di matematica, ma poi le auguravi di morire con atroci sofferenze. Oggi è nella relazione, il ragazzo ti racconta tutto di sé. Questa è una grande conquista. Abbiamo ragazzi che sono alla disperata ricerca di un futuro e di adulti significativi. Se la fragilità avrà il sopravvento, continueremo invece a dire che stanno male per la pandemia e per un uso eccessivo di internet. Grazie.